Al mercato di Montesilvano sventolano bandiere e striscioni del Marocco. Sono diversi infatti qui i venditori del paese nordafricano. Manco a dirlo, cresce l'attesa per la storica semifinale con la Francia in programma domani alle 20 per i mondiali in Qatar, dopo la vittoria contro il Portogallo. Ahmed, allora questi mondiali, una sorpresa per il Marocco? Sì, certo, perché non l'aspettiamo che fa proprio andare proprio alla semifinale, però speriamo che vince, guarda, credo che vince contro la Francia, speriamo, guarda, perché abbiamo una storia un po' delicata con loro. E pure, stanno pure i tifosi italiani con noi, grazie a Dio, finalmente, guarda, siamo contenti, guarda. Sono più di 8.000 i cittadini marocchini presenti in Abruzzo, diverse le comunità in tutto il territorio, specialmente in Marsica. Si danno da fare con vari lavori, muratori, venditori, agricoltori, ma, dice Latifa Belkacem dell'Associazione Italo-Maghrebina, ci sono anche coloro che hanno aziende proprie e danno una occupazione agli italiani. Grande festa in tutta la regione dopo la vittoria con il Portogallo che ha portato il Marocco a questo storico risultato. O antenati medio orientali nell'Ottocento. Forza Marocco sicuramente perché vince la squadra, fra virgolette, degli ultimi, dei non previsti. E gente che lavora. In Italia lavorano come dannati questi, non rubano niente a nessuno. In Abruzzo non mancheranno di certo monitor e televisori accesi sugli spalti ideali insieme marocchini e corregionali. L'Italia non c'è e molti ti faranno per il Marocco, vero Mustafa? Sì. Sei contento? Molto. Driss, domani grande sfida. Lo so che è molto italiano con voi e speriamo per domani per una partita difficile, però abbiamo una squadra Dio buona e speriamo Dio ti aiuta. Per me chi gioca e vince, questo è importante. D'altronde il Marocco riscrive l'Atlante della Coppa del Mondo. Per la prima volta, infatti, nella storia, l'Africa ha una squadra alle semifinali di un mondiale. Forza Marocco, mi spiace l'Italia, non ci mi piace l'Italia, però grazie per le italiane, grazie per tutte. E speriamo bene, cara. Shukran. Shukran. Shukran, bravo. Grazie, cara, grazie mille.